rifiuti, che è stato anche uno dei primi punti della sua campagna elettorale, fortunata dal punto di vista dei risultati e delle preferenze, sfortunata dal punto di vista poi dell'esito finale. Gualtieri come si sta muovendo? Non darò un giudizio su Gualtieri perché è troppo presto e non sarebbe serio. Sono stato molto contrario all'idea dell'accordo con AMA per dare dei soldi per evitare la finte malattia. Sta rispuntando questo accordo, è notizia di oggi, sotto forma di bonus se lavorano, per chi lavora a Natale, a Capodanno, nelle festività. Io ho letto il testo dell'accordo, che è quello su cui si sta costruendo, e che dice che se ti ammali meno, cioè quindi se fai meno finte malattie, ti do dei soldi che invericondo. La seconda cosa che Gualtieri non ha sciolto è la questione del termovalorizzatore. Io domani andrò a visitare quello di Acerra, che ha cambiato completamente volto alla campagna da questo punto di vista. Bisogna montare un termovalorizzatore dedicato a Roma, perché quello che abbiamo è purtroppo brucia rifiuti romani. Ma perché non vuole farlo? Perché la regione c'ha i 5 stelle e quindi la regione Zingaretti ha fatto un piano che non prevede il termovalorizzatore, e siccome Gualtieri da questo punto di vista è un funzionario del comitato centrale, e non dice che sa benissimo che ci vuole il termovalorizzatore, ma non lo dice. Però adesso fa il sindaco di Roma, quindi è ora che lo dica. Questo è il nodo nella questione rifiuti. Grazie Angela Mauro, grazie a Carlo Calenda, ci vediamo.